in banchina della Palermo Monte Carlo, vigilia della partenza, con Boris Herman, lo skipper, che è arrivato prima della sua barca, Malizia seconda, Limoca 60 con i foil, che è in arrivo, segnalato a 40-50 miglia da Palermo. Boris, thank you Boris, for coming in Palermo. Benvenuto a Palermo. E cosa ti aspetti da questa regata Palermo-Monte Carlo? Sono molto contento di essere qui con questa barca fantastica, e ho avuto anche un grande caloroso benvenuto che è veramente fantastico. Le previsioni sono di vento medio all'inizio e poi molto leggero, quindi spero di andare via dalla flotta, di evitare i buchi di vento. Hai appena finito la Rolex Fastnet Race, un allenamento importante per voi in vista del Vendée Globe, per mettere a punto la barca. Quali differenze vi aspettate, ti aspetti? Ovviamente il Fastnet in oceano e la Palermo Monte Carlo invece in Mediterraneo. Ma ci sono tre grandi differenze. Prima di tutto il posto è molto più caldo, è molto più bello, siamo tutti più leggeri come vestito, e poi avremo l'equipaggio completo a bordo. Saremo 5 per la Palermo Monte Carlo, mentre alla Fastnet Race eravamo solamente io e Pierre Casiraghi. Hai seguito in questi giorni il trasferimento della barca di Malizia da Plymouth a Palermo? Hai avuto qualche report? Hai qualche storia che hai sentito dai ragazzi a bordo? Ma sinceramente, per essere onesto, non mi hanno detto molto. Spero di avere, di sentire delle storie stasera, quando arriveranno questa notte. Comunque abbiamo avuto tre dei nostri, del nostro team a bordo. Hanno fatto un lavoro fantastico in tutte le situazioni, e soprattutto non hanno rotto niente, non c'è stata nessuna avaria, questo mi rende molto felice. Hanno fatto anche dei fantastici progressi, anche perché il vento è stato leggero in buona parte del percorso, e quindi insomma hanno gestito tutto molto bene. Tu conosci questa barca Imoca 60 molto bene, hai fatto già due trasferimenti oceanici, dalla Bretagna a Monaco e poi un'altra da Monaco a Plymouth per partecipare al Fastnet. Come ti senti a bordo di questa barca con i foiling e come sta, diciamo, procedendo la tua preparazione per il Vendée Globe? Siamo molto fortunati ad aver avuto questa barca in grande vantaggio rispetto al Vendée Globe. Abbiamo l'opportunità di veleggiare, di mettere a punto. Mi sento molto bene, noi amiamo questa barca, noi vediamo prestazioni veramente fantastiche, ma anche la protezione del pozzetto, tutte le scelte di ergonomia funzionano veramente bene. Siamo davvero felici di questa barca. Dici qualcosa velocemente sulla tua storia velica, la tua carriera, come hai iniziato ad andare in barca a vela, le esperienze che hai fatto e come sei arrivato alla scelta della vela oceanica. Anche perché ricordiamo che tu sei stato a bordo con Giovanni Soldini, i vari team di Maserati, sia Maserati VOR 70 e anche il Trimarano. Il mio cuore velico è l'offshore sailing, la vela d'alto mare. Abbiamo anche fatto inshore sailing con Pier Casiraghi, con il catamarano GC32, che mi piace molto, e anche qualche regata con TP52, però veramente la mia passione totale è l'oceano. E ho fatto parecchie cose con Giovanni Soldini, come hai detto, con Maserati, anche con Francis Joyon, con il trimarano IDEC. Veramente un paio di barche fantastiche. Adesso, al momento, io ho fatto tre regate intorno al mondo, due delle quali non stop. Insomma, notevole esperienza davvero. Ci puoi dire qualcosa? Ci puoi dire se hai qualche nome speciale, qualche velista, qualche navigatore che è un po' una fonte di ispirazione per te, Boris, per la tua carriera velica? Guarda, su tutti Giovanni Soldini. Giovanni è veramente una grande ispirazione per me. Soprattutto il suo modo di gestire il team, lo spirito che lui dà ai suoi team. Lo spirito a bordo è molto rilassato, ma nello stesso tempo anche molto ambizioso, molto professionale. È qualcosa di diverso dallo yachting normale al quale mi sono abituato. Ho tantissimi ricordi bellissimi con Giovanni Soldini, e a bordo con lui ho anche conosciuto Pier Casiraghi.